quello che è stato certificato. Per tornare brevemente ad affrontare l'argomento di cui vi ho parlato ieri, quello dell'esame dei test sierologici, che serve diciamo, per mappare lo stato di salute, per renderci conto, per capire quale sia lo stato di salute della nostra comunità, quali siano, voglio dire, gli effetti asintomatici, chi ha superato già in maniera positiva, chi ha superato, diciamo, l'aggressione del virus. C'è una persona che gira e parlano che gli ospedali sono pieni. Come vediamo siamo qua a Caprino Veronese, vediamo che se gli altri ospedali dicono che sono pieni, qua questo risulta essere praticamente disabitato. Buongiorno a tutti, ci troviamo qui a Caprino Veronese dove c'è il vecchio ospedale, diciamo che ormai è stato quasi depotenziato perché praticamente non è neanche più quasi usato come pronto soccorso, anzi non viene usato da quanto ne sappiamo. E se anni fa si diceva di potenziare queste strutture, dopo col passare degli anni queste strutture, come anche l'ospedale di Malcesine, un gioiello, l'occhiello, il campo ortopedia e quello di Busolengo sono stati praticamente posti quasi in disuso, soprattutto questo qua di Caprino che serviva a un compressorio Baldogarba importante per la zona. Ecco, e se anni fa, anche come oggi predica il sindaco di Garda Davide Beninelli, bisogna fare questi test a tappeto per vedere se la popolazione è, diciamo, positiva o non positiva, se ha passato questo coronavirus. Dall'altra, lo stesso Beninelli anni fa diceva di riaprire almeno il pronto soccorso, che allo stato attuale risulta ancora chiuso e praticamente fermo, ecco. E quindi questa situazione che si è creata di mancanza degli ospedali, non solo qua nella zona del Baldogarda, ma nel Veneto, di questa riduzione di tutti questi ospedali, ha generato questo cataclisma, questo caos scatenato da questa pandemia, generata da questo coronavirus. Ovvero, se ci fossero stati gli ospedali, queste strutture di ricovero, i pazienti potevano essere portati qua ed essere curati. Non essendoci, il governo ha attuato queste strategie in cui la gente deve stare in casa e chiusa dentro le abitazioni. Una situazione paradossale anche perché gli altri stati non l'hanno adottata. Se so con una persona in un momento sbagliato e capitava giù di sotto. Proprio zero manutenzione da parte del comune. Senza contare tutte le buche che ci sono sulla. Ecco, e qua vediamo che abbiamo parlato con un vicino della zona, un abitante della zona, ci sono alcune problematiche rilevanti che bisogna sottolineare. Quando c'è qualche temporale o comunque qualche colpo di vento forte, ci sono gli alberi che, non essendo mai stati curati né niente, perdono pezzi facilmente. Ecco, con l'ultimo temporale dell'estate scorsa. Avete mandato una lettera Sì. per. Abbiamo mandato delle lettere, ma non ci è mai stata data risposta. E abbiamo chiesto di andare al comune e anche il comune ci ha mai dato risposta di niente. Praticamente nessuno, Nessuno che. niente.
cioè è tutto abbandonato, tutto lasciato lì a degenerare, e c'è solo attivo il reparto di psichiatria, ma anche quello fanno quello che possono. Ci vedi che avendo pochi fondi e poche cose non riescono mica a gestire la struttura. È una struttura con un potenziale enorme, perché qua c'era tutto una volta. Quindi volendo adesso si riuscirebbe tranquillamente a curare persone, a far ricoverare persone, ecco. Ho sentito che c'era una persona che veniva qua sopra, come dicevano che c'era una persona che si era intufolata e si era rifugiata al piano sopra, entrava, usciva, faceva quello che voleva, ecco. Se quindi ci sono neanche controlli, insomma? No, no, quello purtroppo no. Non è seguita, ecco, non è seguita. Eternit? Chi lo sa? Accidenti, che struttura all'ultima moda. E questa situazione ha generato ultimamente anche le rimostranze, anche attraverso Facebook e probabilmente attraverso un'interrogazione da parte della consigliera comunale di Garda, Lorenza Ragnolini, che ha posto il problema della riapertura di questi ospedali, che sono importanti per la nostra salute e per il nostro benessere, soprattutto la zona turistica qui del Garda. In questi anni si è passati da avere tot posti letto ad averne circa la metà, e la popolazione aumentava, una scelta che andava ogni controindicazione, ed si vede oggi con gli effetti collaterali provocati da questa pandemia, che in realtà è sì ben, può essere ben anche pericolosa, ma se ci fossero state queste strutture si sarebbe potuto ovviare ricoverando gli eventuali malati in queste strutture ospedaliere che sono oggi chiuse. C'è una persona che gira e parlano che gli ospedali sono pieni. No, ecco il laboratorio Rising, praticamente. Vedete, qua siamo entrati nell'ospedale Caprino ed è praticamente tutto vuoto, c'è una persona che gira e parlano che gli ospedali sono pieni di gente in terapia intensiva. Qua sarebbe posto per 300 persone, anche qua tutto vuoto, c'è praticamente nessuno. Insomma, è un ospedale che si vede che funziona, tutti i pazienti sono guariti e quindi sono rimasti a casa.